Allora. Intanto che aspettiamo di entrare in collegamento, preparo una meditazione sulla luce. Vogliamo essere fari, vogliamo essere luce per il mondo e quindi come prima cosa riempiamoci di luce, così da darla più facilmente. In questa maniera ci connettiamo con una manifestazione divina e impegnandoci in ciò diventiamo un raggio di luce che come un laser raggiunge l'obiettivo. Per entrare in questa meditazione, prima sentiamo la nostra energia. Quindi, inspirando, contraggo tutto il corpo, proprio lottando al massimo finché posso, con tantissima volontà, strizzo tutto e espirando, rilascio. Inspiro con la doppia inspirazione, strizzo tutto il mio corpo ed espirando non ho fretta, lascio andare, respiro il rilassamento che arriva. Ancora uno, inspiro, strizzo tutto, tenendo conto della forza che ho ed espirando. Respiro. Partiamo con l'attenzione dal midollo allungato. Il midollo allungato è posizionato sopra il collo in questa curva della nuca, che è il nostro centro di energia ed è lì che arriva l'energia. E se lo colleghiamo al terzo occhio, questo punto al centro della fronte, tra le sopracciglia, collegando appunto questi due punti, possiamo proprio immaginare una freccia, un laser che dal midollo allungato attraversa la nostra testa per congiungersi con il terzo occhio, il centro cristico. Se visualizziamo questo raggio, sentiamo proprio questa energia che scorre da un punto all'altro. Considerate che da questo raggio vengono toccate la nostra ghiandola pineale e la nostra ghiandola pituitaria. Fondamentali per l'equilibrio psicofisico del corpo e per la sua capacità di immaginazione. Tornando al midollo allungato, immagino questa luce che da lì scende giù attraverso la colonna vertebrale fino ad arrivare ai miei piedi. Proprio un flusso fluido di luce che entra dal midollo allungato, percorre la mia colonna vertebrale, scende giù fino ai miei piedi. E mi vedo come una bottiglia che si riempie di luce. Visualizzo proprio i miei muscoli, tendini, legamenti, ossa, vasi sanguigni che si inondano piano piano di luce. Le mie cellule, centinaia di miliardi di cellule che compongono il mio corpo, le visualizzo come tanti puntini luminosi che con la loro intelligenza fanno il loro lavoro.
Le cellule sono intelligenti. Una cellula che nasce fegato sa che farà e deve fare il fegato, non gli viene in mente di fare l'occhio o il pancreas. Quindi sono dotate di una intelligenza divina. Torniamo alla nostra luce. Che dal midollo allungato lo visualizzo in onda al mio corpo. Visualizzo il mio corpo pieno di luce calda, viva, talmente pieno che fuoriesce dai limiti dell'epidermide per riempire il mio corpo emotivo e psichico. Lei sa dove deve andare. E la potenza di questa luce spinge fuori dal mio corpo le funzioni negative, le tossine, diciamo, le frequenze nocive, vibrazioni negative. Le vediamo proprio evaporare dal nostro corpo luminoso, come se fosse fumo grigio che si dissolve. Ora la luce è dovunque, davanti a me, dietro di me, sopra e sotto, a destra e a sinistra. Vedo il mio corpo di luce inserito in un uovo di luce. Così pieni di luce, colleghiamoci con tutte le anime dei santi, dei maestri, dei saggi, con le anime delle persone di buona volontà. Come una rete energetica illuminiamo tutto ciò che è intorno a noi, dal nostro uovo di luce dove siamo inseriti. Vediamo la stanza dove siamo, che si riempie di luce, tutta la nostra casa, il quartiere, la città, tutto si inonda di luce. Più visualizzo questa luce, più mi concentro su di essa e più la vibrazione energetica diventa alta. Bene, torniamo piano piano al nostro corpo, alla presenza del nostro corpo e portiamo le mani in preghiera davanti al cuore. Strofiniamo un pochino un palmo contro l'altro, risvegliandoci completamente, sentendo che produciamo calore. E poi portiamo le nostre mani verso l'esterno, rivolte verso l'esterno, e cantiamo tre om. Namaste.